cari amici di Teleradio San Pietro, benvenuti a questa nuova puntata sulla persecuzione cesarista, sia alla natura delle cose, sia alla rivelazione cattolica, le quali rappresentano la faccia della stessa medaglia, natura, ordine naturale delle cose e rivelazione cattolica. Molte volte ho dei lapsus, per esempio l'altra volta dicevo anziché Cannata che aveva fatto l'ipocrita quanto impossibile inno di Mameli, Cannata ho detto Tanaka, cioè siamo sempre in clima risorgimentale, il presunto padre del falso Vittorio Emanuele che secondo Massimo D'Azeglio perì in un incendio e fu rimpiazzato, fu sostituito con il figlio del macellaio Tanaka di Firenze. Quindi Cannata, l'inno di Mameli, Tanaka, il presunto padre di Vittorio Emanuele. I lapsus vi sono perché l'argomento è vastissimo e mi dovete comprendere. Per esempio, nel 5 marzo ho tralasciato quello più importante che riguarda noi della penisola italiana, della rovina della penisola. Il 5 marzo, 4-5 marzo 1848, lo statuto Albertino, puntualmente tradito dai liberali nel primo e 29° articolo intorno alla religione cattolica, sugli spogli della Chiesa, sulla rovina della Chiesa, perché uno statuto che dice la religione regno sabaudo e la religione cattolica, uno statuto che al 29° articolo dice noi rispettiamo la libertà la proprietà di tutti senza eccezione per nessuno, distrugge sistematicamente, non si tratta di errori, ma si tratta di violazioni insormontabili, tutta l'Italia cattolica, il centro cattolico del mondo. E poi a distanza di 13 anni, il numero degli illuminati, a distanza di 13 anni, il 5 marzo 1861, mentre Polito Nievo porta tutta la documentazione afferente la corruzione sistematica dell'alta ufficialità dell'esercito duo siciliano da parte della massoneria, quindi dei piemontesi e degli inglesi, il mare calmissimo, il cielo serenissimo, l'Ercole esplode, affonda, guidato da Ippolito Nievo, e Ippolito Nievo muore appunto il 5 di marzo con tutta la documentazione che avrebbe smascherato il risorgimento italiano. Stessa documentazione, le cui copie lo storico Giulio De Vita nel 1988 in un convegno sulla massoneria rivelerà, rinverrà in un archivio di Edimburgo e le denuncerà a questo convegno, come per dire, vedi, la massoneria ha fatto l'unità d'Italia, fiero, e rivela le copie di quella documentazione che andò distrutta artatamente il 5 marzo 1861. Cioè, mi hanno detto vi fu un programma che derideva l'ancien regime, cosa vuoi che raffiguri, che rappresenti l'ancien regime di fronte al nuovo regime, di fronte alla rivoluzione francese, di fronte alla democrazia, di fronte allo stato attuale delle cose, ma non dicessero sciocchezze, non dicessero sciocchezze. Nell'antico regime le leggi funzionavano e funzionavano meravigliosamente perché il decalogo era intoccabile nell'ancien regime. Invece nelle democrazie di oggi, una democrazia che pone il decalogo a votazione, e abbiamo visto che la stessa democrazia poi è tradita dai liberaloni, dai liberal marxisti, come nel caso dell'una del sì e l'una del no a Napoli, tra le tante, vi dicevo gli articoli 1 e 29 dello Statuto Albertino e così via, tradita ovunque questa democrazia. Quindi una democrazia senza il decalogo non è una democrazia. E sorprende che le feroci dittature comuniste abbiano lo stesso 5 marzo e 5 agosto come le cosiddette democrazie, le migliori forme di governo dell'Occidente, che non sono tali perché sono piene di contraddizioni e di sanguinarietà e di prepotenza. Quindi non diciamo sciocchezze. Nell'ancien regime lo stesso Papa, come attualmente il Papa, i re erano sottoposti a leggi insormontabili.
ai 10 comandamenti e al diritto naturale. Infatti, nell'ancien regime l'Europa era libera ovunque. Libera ovunque, la Scozia era libera dall'Inghilterra. La penisola, tutti i regni della penisola erano liberi dal Piemonte. Nel nuovo regime invece abbiamo che ogni Stato va a invadere l'altro Stato e vi resta con tutta la sua prepotenza. Vi avevo chiarito ciò, chiarito che stiamo parlando della differenziazione intrapeninsulare aeroplanetaria, che ovunque vi è un istmo, vi sono più nazioni, ovunque vi è un istmo, vi sono più nazioni. E infatti c'è l'istmo maggiore, che è quello russo, con tutta la penisola del resto Europa, perché anche la Russia è Europa. E poiché Giulio Cesare ebbe a dire sul Rubicone il dato e tratto, non lo disse né sul Po, né sul Reno, né sul Danubio, né sulla Senna, né sulla Manica, né sul Tamigi, lo disse su un fiumiciattolo, il Rubicone. La scienza istmica potrebbe essere definita anche scienza rubiconiana, rubiconense, chiamiamola come vogliamo, non cambia nulla. Perché? Perché se l'impossibile, quanto ipocrita Inno di Mameli dice riguardo all'Alpini, all'arco alpino e a tutta la penisola italiana e alle isole Sicilia, Sardegna, dice ovunque è legnano, cioè ovunque è unità d'Italia, è ribellione per portare tutta l'Italia sotto un unico Stato possibile, questa menzogna viene smentita dall'intero planisfero, perché ovunque non è legnano, ovunque non c'è un solo Stato unitario, cosiddetto unitario, che poi è coloniale, sia ben chiaro, ma ovunque è Rubicone. Ovunque è Rubicone, cioè ovunque c'è la differenziazione assoluta tra zona continentale e zona peninsulare. E c'è differenziazione imprescindibile all'interno della stessa zona peninsulare, di arcipelago, dovunque vi è una penisola, vi sono le isole, vi è un arcipelago, vi è internazionalità. Quindi il bugiardo Inno di Mameli è smentito, è respinto, è bocciato dall'intero planisfero. Ovunque è Rubicone, non ovunque è Legnano. L'altra volta vi ho parlato degli orrori dell'Inquisizione protestante, gli orrori. Questo libro è stato stampato nel 1910 dai cattolici italiani, quando i Savoia appoggiavano il protestantesimo, quando i protestanti non facevano altro che infangare la memoria di Carlo V, Filippo II, Maria la Cattolica, di tutti i re cattolici, Caterina de' Medici, Carlo IX e così via. E allora, andando al famoso Theatrum Hereticorum, il titolo non lo ricordo bene, gli orrori, il Theatrum Hereticorum e così via, non lo ricordo, sta sotto chiave in Roma. Andando agli originali, a questo testo originale, che è stato redatto nel 1580, negli anni 80 del XVI secolo, in cui vi sono tutti gli orrori della persecuzione protestante ai cattolici, i nostri appena un secolo fa vi estrassero questo testo. Ed è bene leggere, ecco qua. Theatrum Crudelitatum Hereticorum, eccolo qui, vedete? Sotto chiave, nella Biblioteca Nazionale di Roma,
Vittorio Emanuele II, il re usurpatore, un titolo da usurpatore. Questo qui. Ebbene, vorrei leggervi il sacerdote strappato all'altare, martirizzato dai protestanti. La storia è quella che spaventa tremendamente i protestanti, e l'abbiamo ribadito. Paul Vane, nemico, nemico anticlericale del cattolicesimo, dice: Costantino, Teodosio convertirono al cattolicesimo milioni di persone senza fare martiri. La Chiesa, che a sua volta usciva da terribili persecuzioni, l'ultima fu quella di Galerio, Diocleziano, di Galerio, terribile, Galerio che emise poi lui stesso l'editto il 30 aprile 311, colpito da malattia inguaribile, dice Paul Vane, e se ne intende di queste cose, degli orrori ugonotti, Paul Vane, dice: Costantino convertì milioni di pagani senza fare martiri. Pensate, invece il protestantesimo sale al potere col martirio delle stesse persone della famiglia, col martirio degli stessi protestanti. Pensate, Edoardo VI d'Inghilterra, il re bambino, il re fanciullo, mal consigliato, è chiaro, però sempre dai protestanti, mandò al patibolo due zii. Enrico VIII ci mandava le mogli, Elisabetta I ci mandò la cugina, Maria Stuarda. E i protestanti d'Inghilterra, Enrico VIII, come i suoi successori, come tutti gli altri, mandavano al patibolo cattolici e protestanti. I cattolici perché non volevano riconoscere la supremazia del re, quindi dovevano riconoscere la supremazia del Papa. Invece mandavano al patibolo i protestanti che non riconoscevano la transustanziazione. Quindi, quando parliamo di protestantesimo, non parliamo delle popolazioni, perché le prime vittime sono state le popolazioni. William Cabot lo dice: dice, i contadini sotto i cattolici, i re cattolici, mangiavano carne, stavano benissimo. Sotto il protestantesimo mangiavano le patate bollite. Lo dice Cabot, William Cabot, infatti definisce il protestantesimo il regno della rapina, del ladroneccio, dice lui, Gregori che lo traduce nell'Ottocento, e della sanguinarietà. Quindi sia ben chiaro, noi non ce l'abbiamo con le popolazioni protestanti. Noi riveliamo gli energumeni, i potenti del protestantesimo, Coligny per intenderci, Coligny, Cromwell, i due Cromwell, Tommaso e Oliver e così via. La storia è quella che spaventa tremendamente i protestanti. È chiaro, perché loro si sono affermati con la sanguinarietà, vi dicevo, hanno ammazzato gli stessi familiari. Perché è la storia quella che mostra non solo la impura origine del protestantesimo, ma altresì le infamie commesse dai protestanti per ristabilire sulla terra la loro sedicente religione. Ed è forse per questo che certi libri e certe incisioni non si trovano più. E voi sapete, c'è la censura. Il liberalismo, il liberal comunismo è protestantesimo. Vedete, nascondono tutti gli orrori della rivoluzione francese, tutti gli orrori commessi dal comunismo, eccetera, e poi non fanno altro che parlare degli orrori, presunti orrori, dei re cattolici, del Borbone, degli Asburgo, degli Angioini e così via. L'Araldo Cattolico era una rivista che scriveva contro il Risorgimento. L'Araldo Cattolico ha potuto frugare laddove il protestantesimo non era riuscito a mandare i suoi satelliti, cioè a censurare. E facendosi eco del grido di dolore che i nostri fratelli cattolici di Francia e di altre nazioni tramandarono sino a noi quando cadevano vittime del protestantesimo, narra e mette sott'occhio l'inaudita barbarie, la brutale crudeltà che i protestanti usarono contro i cattolici, cattolici inermi, regnicoli, semplici regnicoli, il clero in testa. La nostra pubblicazione sconcerta, lo sappiamo, i protestanti d'Italia, i quali si fanno forti della stereotipata parola Inquisizione. Quando si parla di Inquisizione, Torquemada, l'Inquisizione cattolica, che era buona invece,
era buona. L'Inquisizione protestante è stata terribile, con la sua caccia alle streghe in testa, che nel Medioevo non esisteva, quando l'Europa era tutta cattolica. Parola Inquisizione per fare esecrare il cattolicesimo. E ci è noto che mentre nessuno dei protestanti si crede in dovere di proscrivere, di gettare al fuoco il periodico più esecrabile della terra, alcuni poi si danno premura di sottrarre allo sguardo del popolo le vignette, che noi diremmo più le incisioni, perché vignetta nel 2014 ha più significato, diciamo, satirico, significato un po' negativo, invece noi è meglio dire le incisioni, le raffigurazioni, ecco, dell'Araldo Cattolico, cioè l'Araldo che ha pubblicato, la rivista che ha pubblicato questo libro. Affinché il popolo seguiti ad ignorare quale mostro di infame crudeltà sia il protestantesimo dei capi. Pensate che William Cabot dice quel Lutero, quel santo Lutero, lo chiama appunto ironicamente, che diceva di aver appreso la sua dottrina dal diavolo, diceva di mangiare, di dormire col diavolo. Oh, Cabot è protestante, non è cattolico, è un grande storico, il grande storico che scrisse le sue lettere a tutti i sensati inglesi. E dice che Melantone definiva Lutero privo di virtù, egoista, più giudeo che cattolico. Cioè più giudeo che cattolico significa che ricrocifiggeva Cristo. E parliamo sempre del Sinedrio, non dei semplici giudei. Noi non parliamo mai dei semplici del popolo, che spesse volte sono ingannate le popolazioni. Noi ci riferiamo agli eresiarchi, ai potenti, ai pezzi grossi del protestantesimo che hanno ingannato il popolo. Infatti, per i re cattolici le popolazioni vanno amate, oltre al bene materiale occorre il bene spirituale, viceversa, i sacramenti. Per i protestanti le popolazioni sono macchine, sono masse, come le definisce appunto il liberal marxismo, i conti tornano, sono cose, cose per il malthusianesimo classico. Ma vano è lo sforzo dei protestanti di nascondere la verità. L'Araldo Cattolico corre dall'una all'altra parte d'Italia tutta e attraversando mari e monti penetra sino nella lontana America e dovunque fa vedere che se vi fu in terra un mostro di efferatezza, cioè cattiveria, malvagità, se vi fu in terra chi oppresse ogni libertà di coscienza, se vi fu in terra un tiranno che sprezzando religione ed umanità, cioè leggi naturali, cioè patti fissati, perché il protestantesimo non mantiene i patti, non li mantiene, è contraddittorio al massimo. Enrico VIII. Enrico VIII dichiara che Anna Bolena, che prima Caterina d'Aragona e Anna Bolena non sono mogli legittime, e poi che fa? Dichiara le sue figlie eredi al trono, qualora fosse morto Edoardo VI. Dichiara Maria Elisabetta eredi, Maria ed Elisabetta eredi al trono. E come possono essere eredi al trono due figlie illegittime? Se tu stesso negli atti del Parlamento, Enrico VIII, hai dichiarato che Maria, hai dichiarato ma mille contraddizioni. Prima contraddizione, Enrico VIII dichiara che Anna Bolena non è stata mai sua moglie, mai regina d'Inghilterra, quando per sposare Anna Bolena ha condotto l'Inghilterra allo scisma per lasciare Caterina d'Aragona. Prima contraddizione. Seconda contraddizione, Anna Bolena viene condannata come adultera reale e mandata a rogo. Se non è stata mai regina d'Inghilterra, come fa ad essere condannata quale adultera reale? Se Elisabetta, la stessa, se Maria la Cattolica è figlia di, secondo gli atti del Parlamento di Enrico VIII, se Maria la Cattolica è figlia di Caterina d'Aragona, e secondo quegli atti Caterina d'Aragona non è stata mai moglie di Enrico VIII, e se secondo quegli atti Anna Bolena non è stata mai moglie di Enrico VIII, come possono Maria la Cattolica, figlia di Caterina, e Elisabetta, figlia di Anna Bolena, essere dichiarate principesse ereditarie, erede al trono? Vedete quante contraddizioni. Per questo il protestantesimo è plutocrazia, è massoneria, è templarismo, come i cattolici corrotti. Infatti, i cattolici che facevano? I cattolici corrotti. Sotto Enrico VIII passarono la supremazia del re. Sotto Maria, sotto Edoardo VI passarono al protestantesimo, perché Enrico VIII si riteneva cattolico. Invece i suoi
successori, Edoardo VI, con gli zii passarono al protestantesimo aperto. Tornata Maria la Cattolica, gli stessi passarono al cattolicesimo, falsi cattolici, falsi cattolici. Infatti con Elisabetta ritornarono al protestantesimo, gli ipocriti di oggi e di sempre. Quindi vedete, la storia è complessa, non è facile, ma capiamo che quando dei preti cattolici, dei vescovi cattolici commettono delle ingiustizie, violano i comandamenti, sono dei traditori, non sono più degni della Chiesa, sono traditori della Chiesa. Ciò che veniamo narrando, allora l'Araldo, dice l'Araldo cattolico, ormai voi ci calunniate dappertutto, e noi abbiamo reagito, abbiamo risposto denunciando cosa avete fatto voi. Allora, se vi fu in terra chi oppresse ogni libertà di coscienza, se vi fu in terra un tiranno che sprezzando religione ed umanità, legge morale naturale, fece scorrere a fiumi di il sangue umano, questo fu il protestantesimo, che a maggior sua infamia volle ripararsi sotto l'ombra di falsato evangelo. È chiaro. Voi dite le indulgenze, voi protestanti, che si studiano a scuola tuttora. Lutero si scandalizzò, le indulgenze, i contadini tedeschi dovevano dare il loro obolo per costruire San Pietro, la loro offerta. Ma scusatemi, i contadini offrivano un'offerta che poi l'indulgenza è legata al suffragio per i loro defunti, ma stavano bene, avevano questa offerta da donare. Quando sale al potere il protestantesimo, impone il cannibalismo domestico, fa mangiare nelle famiglie gli uni con gli altri, requisisce tutto il raccolto, che poi lo farà Stalin, lo farà Mao, lo farà Pol Pot e così via. Quella è la strada. L'Irlanda, si mangiavano l'uno con l'altro. Vi ho citato Spencer per l'Irlanda, che è il poeta di corte di Elisabetta, quindi protestante, insospettabile, dice sì, la regina fece questo e doveva farlo, doveva ridurre gli irlandesi a mangiarsi l'uno con l'altro, però facevano pietà. E la stessa cosa lo dice Menzel, storico protestante della Germania. Quando i principi protestanti tra calvinisti e luterani dovevano dividersi la fetta, ridussero le popolazioni del Brandeburgo, dell'Assia, delle varie nazioni tedesche a mangiarsi l'uno con l'altro in famiglia, cannibalismo domestico. Quindi con che coraggio voi giudicate le indulgenze, l'offerta per le indulgenze, quando riducete le persone a una carestia, le popolazioni intere, le nazioni intere ad una carestia che conduce persino al cannibalismo domestico, a mangiarsi l'un l'altro in famiglia per le allucinazioni. E questi sono tutti occultamenti d'Irlanda del 1581-82, sotto Elisabetta e le nazioni germaniche della guerra dei 30 anni. E i nostri che vanno a scuola studiano solo lo strappamento di vesti di fronte all'indulgenza e non sanno nulla del cannibalismo domestico in Irlanda, non sanno nulla del cannibalismo domestico protestante, ribadisco, in Germania. E quindi diventano anticattolici. La scuola pubblica a questo punto, che è la scuola privata della borghesia spregiudicata, con i Savoia ha preso il potere in Italia, la scuola pubblica fa delle persone, non delle persone addottorate, ma dei grandi ignoranti. Ignoranti che fanno male poi, perché odiano la Chiesa e stimano veramente i mostri della storia. Era ciò che veniamo narrando ed illustrando da un poco di tempo. Ad ogni animo ben nato sembra cosa incredibile, eppure semplice storia. Certe sevizie si potrebbero credere usate solo da un Nerone, da un Caligola, da un Domiziano, eppure furono usate dagli Ugonotti, più grave, perché quelli erano pagani e non sapevano. Questi invece sanno che colpiscono, sono templari, sono satanisti. Eppure furono usate dagli Ugonotti, vale a dire dai protestanti di Francia, i quali vantavansi di predicare il Vangelo di Cristo e di voler per tutti libertà di coscienza. La Nolt, che era un ufficiale, un condottiero ugonotto, ebbe a dire, come angeli combattemmo la prima guerra contro il duca di Guisa e re di Francia, come uomini combattemmo la seconda guerra, noi ugonotti, come diavoli combattemmo la terza. Come diavoli combattemmo la terza, la Nolt.
In Houdan, paese della diocesi di Chartres, gli ugonotti si impadronirono del parroco alla casa del quale sul far del giorno avevano dato l'assalto. Era fecondo il loro genio inventivo, allorquando trattavasi di martoriare un cattolico, specialmente poi se sacerdote. Ed ecco che impadronitisi del vecchio parroco di Houdan, lo trascinano a forza nella sua chiesa parrocchiale, giurando che avrebbero messo tutto a ruba ed a fuoco. Ma giunti nel Sacro Tempio, d'improvviso si fingono pentiti, vedete l'ipocrisia, la crudeltà, si fingono pentiti non solo della violenza usata contro il sacerdote, ma anche della loro eresia. Si dichiarano pronti ad abiurare l'errore, a ritornare cattolici e ad far penitenza dei loro peccati. Il sacerdote li ascolta commosso e nel segreto del suo cuore prega a Dio che compia con la sua grazia divina l'opera incominciata nella conversione di coloro. Per vi è meglio convincerlo della sincerità del loro pentimento, quegli empi pregano il sacerdote di indossare i sacri paramenti e di celebrare la messa alla quale avrebbero assistito. Ingannato, il parroco indossa le sacre vesti e recatosi all'altare da principio al santo sacrificio. Quei manigoldi serbarono un contegno di voto sino a che non fu compiuta la consacrazione del corpo e del sangue di Gesù. Ecco le messe nere. Avevano bisogno che arrivasse Gesù sull'altare. Ma non appena questa fu compiuta, la consacrazione, corsero al sacro altare e con pugni e con pugnali si diedero a percuotere l'infelice celebrante, il quale ormai non poteva più sospendere l'azione sua solenne. Il sacerdote non può sospendere la Santa Messa. Insultato, maltrattato, percosso e ferito in più parti della persona, giunse al momento della comunione. Ma quando stava per prendere l'ostia sacrosanta, con una spinta fu gettato dai gradini dell'altare. L'ostia fu affettata da uno di quei sacrileghi, fu gettata a terra e poscia calpestata. Ecco, sono i satanisti, i templari, quelli sono i protestanti. La doppiezza templare che sta rovinando il mondo, che attraverso il 5, tra le tante date, il 5 marzo e il 5 agosto sta rovinando il mondo. Democrazia, quando sento democrazia. Togli il decalogo. Metti la gente in una gabbia di ferro militarista, proponi inganno da una parte, inganno dall'altra, senza più il decalogo, dici adesso vota, sei libero. Libero di che cosa se non si può più votare salvaguardando il decalogo? Democrazia, demonocrazia. E parimenti il calice fu vuotato al suolo, mandato in frantumi e calpestato, e col calice fu calpestato il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, che vi si manteneva sotto le specie del vino. Ricordiamo di aver letto di simili orrendi sacrilegi commessi in alcune logge massoniche, ma sono loro, sono i massoni. Oggi i massoni, ieri ugonotti, l'altro ieri catari, poi camisardi, poi giansenisti, quelli sono. Oggi liberaloni, comunisti, carbonari, socialisti, i capi, si intende, parlo degli energumeni capi, non delle povere popolazioni ingannate e soggiogate. Quindi l'araldo cattolico fa bene riferimento tra l'accostamento tra gli ugonotti e la massoneria, la stessa cosa. E dire che tra i ministri sedicenti evangelici vi ha pure qualche gran maestro, è chiaro. Se voi leggete delle famiglie di Casa Savoia Valdesi, Gamberini per esempio, sono allo stesso tempo massoni, Gustavo Gamberini se ben ricordo, ma tanti altri nomi vi sono allo stesso tempo massoni e gran maestri della massoneria e capi del credo valdese, della chiesa valdese. Quindi massoneria e protestantesimo sono la stessa cosa. Sfogato che ebbero il loro odio sacrilego contro la messa e contro l'Eucaristia, tornarono ad occuparsi del sacerdote che inorridito gemeva. Lo legarono per i piedi e poscia lo sollevarono fin sopra la mensa dell'altare. Vi salirono sopra essi pure e sollevarono il sacerdote fino alla croce che torreggiava,
come è solito, in alto sopra l'altare. Alla testa del crocifisso sovrapposero la testa del sacerdote, le mani alle mani e i piedi ai piedi. Poi mani e piedi legarono alla croce. Ciò fatto, identificando il sacerdote con Gesù Cristo, che è la stessa cosa, ciò fatto e ridiscesi a terra, a somiglianza degli ebrei sul Calvario, cominciarono a vilipendere e ad oltraggiare il sacerdote, domandandogli come a Cristo i giudei, perché mai Dio, del quale si diceva sacerdote, non lo togliesse dalle mani loro. Il Concilio di Trento definisce i protestanti, gli eretici, i cesaristi, li definisce giudaizzanti, cioè li accomuna al sinedrio. L'empio a Gazzara durò non poco tempo, fino a che quei carnefici sitibondi di sangue cattolico afferrarono l'archipugio, il fucile, ed esplosero contro il sacerdote e uccisero la loro vittima. In tal modo il sacerdote, mentre a Dio offriva il sacrificio della messa, salito egli pure sulla croce, fece di se stesso sacrificio a Dio in testimonianza della sua fede. Come bracchi, gli ugonotti andavano fiutando dovunque per trovare sacerdoti cattolici da perseguitare ed uccidere. Nel paesello di Floran bivaccavano le truppe del capitano Betum, arrabbiatissimo ugonotto e capo di ugonotti. Nelle ore di ozio gli eretici si erano istigati a vicenda contro il parroco del paesello. Le prediche dei ministri protestanti ottengono sempre da chi le ascolta come primo effetto l'abborrire il sacerdozio cattolico, le ideologie e così via. Se Dio vuole, la prossima volta. Comunque avete compreso, quando leggiamo Bedeschi, l'Emilia ammazza i preti nel 1844, siamo nello stesso filone, Romagna, l'Emilia comunista, siamo nello stesso filone, catharo, ugonotto, camisardo, calvinista, geuso, anglicano e così via. Se Dio vuole, alla prossima volta.